faccio più. Qua? Non sai che è, siamo in ritardo, che sta uscendo il sole. Bravissimo. Ma che lo stesso? Tutto pronto per la partenza della gara di marcia. Ai vostri posti. Ecco, partita la gara di marcia che apre questi campionati regionali assoluti, validi anche come terza prova del campionato di società. Ripetiamo ancora l'informazione per tutti i partecipanti alle gare di corsa: devono dare conferma individualmente almeno un'ora prima delle rispettive gare nella postazione, la casetta di legno sulla curva sud dello stadio. Tutti gli atleti, sia partecipanti alle corse sia ai concorsi, devono presentarsi prima dell'ingresso in campo, l'ho detto ai concorrenti, che è situato alla partenza dei 200 metri sotto il gazebo giallo. Ricordiamo che l'atleta dei TOS è uno dei migliori marciatori italiani, è stato convocato in maglia azzurra anche ai recenti mondiali a squadre disputati a Roma.
Ecco dei toss che passa sul traguardo. Ripetiamo, in gara nella marcia sono Ettorino Formentin della Quercia Trento in Grana, Luca Vernesoni dell'Atletica Trento, Marco De Salvadori del Centro Sportivo Leonardo da Vinci, Leonardo Deitos dell'Atletic Club 96 Bolzano e Ilaria Marrigliotti del GS Valsugana. Però dammi più opportunità di portare un'altra parte di là. È il cavaliere servente. È lo so. Guardami più la posta esterna o laterale. Se no, c'è la posta esterna. Le ucce, raga? No, sì, ce l'ho. Siamo al secondo chilometro di gara, poco più di 8 minuti per Leonardo Deitos, quindi una proiezione di un tempo attorno ai 41 minuti, però insomma la gara è lunga, vediamo. Passa ora sulla linea traguardo il Torino Formentin, atleta plurimedagliato a livello italiano ed anche europeo nella categoria Master, ed ora l'unica donna in gara che è la portacolore del GS Valsugana, Ilaria Marriotti. Non c'è la portacolore della Quercia Trentin-Grana, dell'Aide Sansone, che ha il miglior tempo stagionale in regione quest'anno. Volete i numeri? Io sono qua. Intanto si stanno preparando gli atleti del salto triplo, gli atleti del salto con l'asta maschile e del giavellotto sempre maschile. Nella pedana esterna, sul campo di riscaldamento, il peso femminile.
pure tutto. E poi prima che era il 2 del nella gara del salto triplo femminile risultano iscritte Marioris Sanchez Ferrer, Caterina Crispim, atleta che ha superato recentemente i 13 metri, Anna Chiara Stenica dell'Atletica Trento, Anna Menz dello Sport Club Verano, Nicole Damaggio dell'Atletica Trento, Giovanna Berto della Quercia Trentingrana, Linda Brusco della Quercia Trentingrana, Erika Nicolis della Quercia Trentingrana e Milena Bernardi del GS Valsugana Trentino. Nel salto con l'asta uomini, atleti iscritti, Advir Dedic della Lagarina Crustin, Luca Pezzini, stessa società, Manfred Menzi dell'Athletic Club Bolzano, Leonardo Cagliari della Quercia Trentingrana, fuori gara Giorgio Piantella dei Carabinieri Bologna e poi Nicolò Fusaro dell'Athletic Club Bolzano e Lia Corn dell'Atletica Trento. Sempre Leonardo Deitos che ha fatto il vuoto della gara di marcia. Nel giavellotto maschile risultano iscritti Mirko Pezzini, Lagarina, Imran Javed Ansari, Lagarina, Uber Goller dell'Atletic Club Bolzano, Matteo Tomasi dell'Atletica Trento, Ciprian Raul Burlica della Lagarina, Crustin, Omar Lucchesini, Leonardo Vinci, Lorenzo Visentin della Quercia Trentingrana, Nicolò Pisoni, Quercia Trentingrana, Simone Emanuele, Atletic Club Bolzano, Andreas Zagler dell'Atletic Club Bolzano e Andrea Nabacino della Lagarina Crustin. Ricordiamo che in questo stesso momento si stanno disputando a Tunisi i giochi del Mediterraneo Under 23, dove sono impegnati anche tre atleti di società trentine, Isabel Matuzzi della Quercia Trentingrana dei 3000 siepi, Leca Gret Crippa che gareggia per la società di Trieste nel 5000, e poi la giavellottista Padovan della GS Valsugana per il giavellotto. Una curiosità per gli appassionati di atletica, che non so se dal vivo in televisione hanno visto l'altro ieri il Golden Gala, l'atleta che ha sfiorato il record mondiale dei 5000, l'etiope Ayana, ha corso a Piero Vareto nel 2010 e non ha neppure vinto, è arrivata seconda nei 3000 siepi.
vedete quanta strada ha fatto da allora. Leonardo Deitos prosegue la sua gara, sempre su ritmi molto elevati, non a caso è uno dei migliori marciatori italiani. Passa ora sulla linea del traguardo Vernesoni. Thank you.
altro giro completato da Leonardo Del Tosso. Undici giri alla conclusione per Leonardo Del Tosso. Scusate, 12 giri. Dico bene, 12? Quattordici giri per Luca Verdesoli, ancora da percorrere. Adesso sono 11 giri per Leonardo Del Tosso, ancora 11 giri. Ultimo giro per l'unica atleta donna in gara, ultimo giro per lei, per la portacolori del GS Valsugana. Ultimo giro per la gara femminile. Quattordici giri ancora per Torino Formentin. Ancora 13 giri per Luca Vernesoli dell'Atletica Trento, ancora 13 giri per lui, mentre per Leonardo Del Tosso mancano 10 giri, 4 chilometri alla conclusione, siamo a 24:46,
Provate? Stanno preparando intanto le tripliste, i saltatori con l'asta, già velottisti. Ed ecco l'arrivo vittorioso di Ilaria Mariotti, GS Valsovara, che è campionessa regionale di 5 km di marcia. Mentre Leonardo Deitos prosegue sempre con un eccellente ritmo la sua gara sui 10 km. Ripetiamo ancora, atleta azzurro, uno dei migliori italiani sui 10 e sui 20 km su strada. Sta per passare sul traguardo anche Ettorino Formentin. 13 giri ancora per Ettorino Formentin. 9 per Leonardo Deitos, 9 giri. Dodici giri per Luca Vernesoni. Gara di marcia, 8 giri ancora per Leonardo Deitos, siamo 28 e 12, quando mancano 3200 metri alla conclusione. Passano ora sul traguardo Luca Vernesoni e Torino Formentin. Fare
Sette giri per Leonardo Dei Tossi, sette giri. Iniziata anche la gara di triplo donne. Ripetiamo ancora, tutti i partecipanti alle gare di corsa devono confermare personalmente la loro presenza nella postazione casetta in legno sulla curva sud dello stadio. Ognuno deve confermare personalmente la presenza. Ricordiamo che saranno premiati dai comitati regionali di Trento e di Bolzano i primi tre classificati della categoria assoluta e i primi tre della categoria under 23. Nove giri ancora per Luca Vernesoni. Dieci giri per Torino Fermantin, esattamente la metà, cinque giri, due chilometri ancora per Leonardo Dei Tossi, cinque giri. Calco triplo in pedana Sanchez. Grazie.
altri devono ancora arrivare. Pronto questi 1500. L'8 ha lanciato Nicolò Pisoni, nel triplo fino a questo momento il comando Giovanna Berzo con 12-12, il secondo posto Sanchez con 12-07. Salto triplo in pedana Linda Brusco. Hai visto Tamberi? Sì, al Golden Gala. Salto triplo, ora il turno di Erika Nicolis. Due giri alla conclusione, 800 metri ancora per Leonardo Deitos. Due giri alla conclusione per i 10 km di marcia. E per Leonardo Deitos sta per iniziare l'ultimo giro per Leonardo Deitos,
siamo a 40:13 fino a questo momento. Ancora un giro per lui. Cinque giri ancora per Luca Vernesoni, 2 chilometri. Siamo a 41:12. Inizia l'ultimo rettilineo per Leonardo Deitos, che sta per segnare un ottimo tempo. Portacolori dell'Athletic Club Bolzano. Merita un applauso per questa bella gara quasi in solitario. E chiude con il tempo di 41:49.78, tempo ovviamente ufficioso, 41:49.78. Quattro giri. Sei giri per il Torino. Quattro giri ancora per Luca Vernesoni. Ricordiamo ancora una volta, tutti i partecipanti alle gare di corsa devono obbligatoriamente confermare individualmente la loro partecipazione alla gara almeno un'ora prima delle rispettive gare nella postazione casetta in legno sulla curva sud dello stadio.
Subito dopo la conclusione della gara di marcia si correranno i metri 100 ostacoli, dove risultano iscritte Jennifer Orlando in seconda corsia per lo Sport Club Merano, Rebecca Della Torre, Quercia Trentingrana in terza corsia, Abigail Gedu, GS Valsugana in quarta corsia, Jessica Peterle, Quercia Trentingrana in quinta corsia, Isabel Eckli, Loifer Club Bolzano in sesta corsia, Sara Rizzardi dell'Atletica Valli di Nole Sole in settima corsia. Queste le partecipanti ai metri 100 ostacoli. Attenzione, si porti alla premiazione nei pressi del podio la vincitrice della gara di marcia, Ilaria Mariotti. Ripetiamo, Ilaria Mariotti al podio per la premiazione della gara di marcia. Ha iniziato l'ultimo giro Luca Bernasoni. Tre giri ancora per Ettorino Formentini. Oddio. Un'ora prima vuol dire 5 minuti fa. Premiazione, gara di marcia 5 km femminile. Campionessa regionale è Ilaria Mariotti del GS Valsugana Trentino. Premia Cristina Tomasini, consigliere del Unione Sportiva Quercia e già grande atleta azzurra del passato. Ha concluso la sua gara anche
Marco De Salvador e Leonardo Da Vinci. Guarda il numero lì. E sta per concluderla anche Luca Vernesoni. Atletica Trento, atleta ancora della categoria allievi, palla del 99, Luca Vernesone, 50-39-40 tempo ufficioso per Vernesoni, manca solo il Torino Formentina a chiudere la gara di marcia. Prossima gara di corsa, come abbiamo già ricordato prima, 100 metri ostacoli donne, seconda corsia Orlando, in terza Dalla Torre, in quarta Giedu, in quinta Peterle, in sesta Ecli, in settima Rizzardi. Si porti alla premiazione anche la vincitrice del peso femminile, Francesca Michelon della Galina Crustin, subito alla premiazione. Francesca Michelon, la Galina Crustin, alla premiazione del getto del peso. Ripetiamo, Francesca Michelon alla premiazione del peso. Thank you.
Si sta avvicinando alla conclusione della gara, anche della gara di marcia, anche Torino Formentin. Ecco lo sprint finale di Torino Formentin che conclude la sua gara, mentre facciamo la premiazione del peso femminile, l'unica concorrente è Francesca Michelon, la gallina Crustin 7-14. Prossima gara.